Seconda amichevole a Castelvetrano per il Napoli contro il Maiorca. Eh sì, seconda amichevole di stagione, vediamo di... non conta il risultato, o meglio, non conta del tutto, dobbiamo vedere come gioca la squadra, anche se è comunque ancora in costruzione, perché ci mancano dei pezzi, alcuni stanno arrivando, non si sa chi arriverà, però l'importante è il gioco. Sarà l'occasione per vedere in campo Kim stasera. Ah, sì, però comunque non ha molta esperienza in campo internazionale o comunque campionati nostri, quindi secondo me può essere che partirà titolare o No, secondo... panchinaro. Allora, io penso, non so, non le ho viste le formazioni, ma penso già siano già state pubblicate, però credo che non partirà titolare, al massimo fare gli ultimi 20 minuti finali, giusto per dargli un po' di minuti nelle gambe, ma nulla di più. Anche se comunque domani con l'amichevole programmata a sorpresa potrebbe partire lì titolare. È una partita un po' più blanda, più tranquilla e quindi questo. Quindi dovrebbe essere... Questione portiere, una questione da risolvere al più presto, no? Il campionato alle porte. Le idee sono chiare, ci teniamo Meret e puntiamo su Meret, oppure prendiamo Kepa ma non in prestito, lo ci pigliamo fisso che l'anno prossimo, se lo prendiamo quest'anno in prestito, l'anno prossimo siamo punti a capo, quindi o puntiamo su Meret o altri. Voi cosa preferite? Io non lo so, forse sarà un po' di valore affettivo, però a me Meret piace, avrei puntato su di lui, anche se sembra quasi ufficiale Kepa in prestito secco, forse con diritto di riscatto, non lo sappiamo ancora. Però Kepa non dispiace, però non mi convince del tutto. Avrei preferito a questo punto tenere Per la costruzione dal basso, forse Spalletti ha qualche perplessità con Meret. Meret. Sì, sicuramente abbiamo visto anche negli allenamenti dove l'ha fatto giocare in campo e non in porta, giusto proprio per appunto farlo fraseggiare meglio. Però comunque secondo me il portiere deve saper giocare con i piedi, però l'importante è che parta. Voi state seguendo il Napoli da qualche giorno, se avete seguito gli allenamenti e le partite. Sì, Sì, sono un da venerdì, 4, sì, 3-4 giovedì giorni che siamo venerdì qui. che seguiamo. Sì. E Poi la partita stasera e la partita dopo della torniamo a stasera è casa. la ciliegina sulla torta, vediamo se in questa settimana hanno fatto qualcosa e poi si vedrà con le prossime amichevoli però. Anche se alla fine sono sempre partite che non fanno testo, sono giusto per piccoli allenamenti, però vediamo tra 15 giorni che lì iniziano le partite interessanti, sperando. Chiudere capitolo attacco. Simeone sembrava già quasi fatta, si aspettava solo il pass, diciamo, di Petagna che arriva al Monza. Ma nelle ultime ore ci sono diverse notizie che vede l'interessamento del Borussia Dortmund, qualcuno ha detto anche la Juventus. Della Juve non sapevamo, però del Borussia sì. Purtroppo questo è il problema delle trattative troppo lunghe. Se non si portano a termine, abbiamo visto con Bremer dell'Inter, Dybala, che ecco, non vendendo non riusciamo a comprare e di conseguenza ci troviamo in difficoltà. Io spero che arriveranno sia Simeone che Raspadori, soprattutto Raspadori, che Raspadori per me è un grandissimo prospetto e speriamo bene. Dobbiamo solo trovare il rimpiazzo di Mertens e poi siamo a posto. Poi chi se ne va? Chi se ne va, il sostituto è ben accetto. Se se ne va Petagna va bene Simeone, se se ne va Fabian Ruiz va bene qualcun altro. Ci atteniamo il rimpiazzo soltanto, però in attacco ci basta solo al momento il sostituto di Mertens. Grazie ragazzi. Prego, buona partita.